Gianluca. Gianluca a tutti, grazie della tua disponibilità e ti introduco velocemente per chi non ti conosce. Non c'è problema. Allora, sei professore ordinario all'Università di Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, dove insegni filosofia della scienza, scienze della globalizzazione e lineamenti di storia globale. Presso l'Università di Bergamo sei anche direttore del CERCO, il Centro di Ricerca sulla Complessità, dedicato dall'Ateneo alle teorie, alle ricerche e alle pratiche sul tema della complessità nelle scienze umane, sociali e naturali. Alle attività di ricerca e di insegnamento alterni le attività di pubblicista, di lecturer, di consulente, di formatore. In questa veste sei stato e sei progettista e docente di molti progetti di formazione nelle maggiori aziende italiane. E infine, grazie a te, si deve l'introduzione in Italia del filone di studi sulle scienze e la filosofia della complessità, grazie in particolare alla pubblicazione del volume La sfida della complessità con Mauro Ceruti. Bene, partiamo con la prima domanda. Qual è il filo rosso, la domanda che ti porti dentro sin da ragazzo, la vocazione che ti ha spinto ad esplorare la filosofia, la storia, la politica, l'evoluzione dell'uomo, il pensiero complesso? Vabbè, allora trovo interessante che te nella domanda hai posto questa questione sin da ragazzo, perché al di là del mio filo rosso individuale, io credo che bisogna sottolineare un filo rosso collettivo che non è compreso purtroppo dalle istituzioni formative, cioè che quando si viene al mondo, quando si è bambini, l'attitudine conoscitiva non va mai dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso. Cioè, che cosa vuol dire? Che fondamentalmente il bambino ha un bisogno innato e intuitivo di vivere la foresta prima degli alberi, no? Non a caso tutto ciò che è mitico, che è narrativo, immaginifico, per il bambino è naturale, no? Per cui anche le cose più oggi diffuse, no? Per esempio il fatto dei dinosauri, no? L'estinzione dei dinosauri, il bambino a 3 anni si appassiona a queste cose e le collega naturalmente ai draghi mitici, no? Non parliamo, no, poi della letteratura apparentemente per bambini e che in realtà è un condensato mitologico di temi molto profondi a livello spirituale e cognitivo, no? Perché tutte le fiabe in tutte le tradizioni del mondo, tra fiaba e mito non c'è tanta distinzione e oggi a maggior ragione, no? Insomma, nel senso, parliamo di Harry Potter, del Signore degli Anelli, eccetera, eccetera. Allora è chiaro che questo è un bisogno intanto di esplorare il mondo, ma anche una comprensione del fatto che il micromondo che è dentro di noi, a livello pre-scolastico, voglio dire, è un microcosmo del macrocosmo che sta fuori, no? Cioè il bambino ha molto chiaro, ha chiaro inconsapevolmente, no? Ma i grossi temi, chiamiamoli mitici, che poi sono temi che ovviamente la nostra cultura ha elaborato sul piano scientifico e filosofico, sono insiti nel bambino stesso. Poi sarebbe interessante anche in questo discorso capire perché, ma c'è una sorta di radicamento nell'universo e precognitivo, diciamo così, no? Infatti queste cose le dicevano anche i grandi, no? Heinz von Förster, insomma, che diceva che il bambino parte con le domande reali, quelle che non hanno poi una risposta dagli adulti, o Carl Sagan, che diceva che quando parlava ai bambini di 6 anni gli facevano le domande più pertinenti sull'esplorazione cosmologica, insomma, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che questo, per questo dico, è un filo rosso collettivo, perché
molte persone da Morena, Einstein, eccetera, eccetera, hanno detto, vabbè, io sono stato fedele alle interrogazioni che mi ponevo all'inizio, no? Poi c'è un altro aspetto, l'aspetto che inevitabilmente l'istituzione scolastica e poi universitaria, rispetto a questa condizione, crea un disadattamento, no? Perché, allora, da un lato, giustamente, la condizione scolastica pone un discorso dal basso all'alto invece che dall'alto al basso, no? Nel senso che poi, mentre il bambino ha il mondo dentro di sé, la condizione scolastica inizia, parte dal locale. Questo è positivo perché c'è un bisogno di concretezza, ma il problema è che gli educatori non sanno che c'è prima il mondo e quindi rischiano, come dire, inavvertitamente di bloccare tutto questo processo di comprensione, diciamo, noi ci intendiamo olistica, cioè il bambino vuole la mappa fondamentalmente. Se gli dai un sapere parcellizzato, ci sono grossi rischi di problemi cognitivi, insomma. Peggio ancora, però, io credo che si ha la sensazione che mentre gli oggetti del mondo, come dice Morin tante volte, non hanno confini disciplinari, poi nel sistema educativo invece i confini disciplinari bloccano tutti i processi di conoscenza, no? Allora, questi disadattamenti sono di tutti, no? Io ho avuto il mio particolare disadattamento, fortunatamente ho reagito rafforzando il bisogno di mappe, per cui ho inserito singoli contenuti, ma la ricerca della mappa della foresta è sempre stata primaria. Diciamo poi, rispetto ai disadattamenti individuali, che ne ho avuto uno maggiore all'università, perché appunto all'università viene molto fuori questo aspetto disciplinare che blocca invece il percorso trasversale del tuo sapere. In ogni caso, uno degli aspetti invece che è legato di più a un filo rosso individuale è un disadattamento individuale, che io già nella scuola superiore, no, volevo studiare filosofia della scienza, ma dal punto di vista del fatto che la filosofia della scienza dovrebbe essere correttamente un'integrazione tra discipline diverse, no? E quindi il luogo in cui ti poni più le domande, no? Io sono arrivato all'università, tra tante scelte possibili ho detto andiamo nel luogo dove ci si pone le domande senza cercare troppe risposte, quindi il problema dell'integrazione dei saperi. Invece mi sono trovato davanti a un panorama che poi non, da questo punto di vista non è cambiato oggi, anzi forse era quasi meglio allora, che la stessa filosofia e la stessa filosofia della scienza sono finite distrutte dal sapere disciplinare. Dico, oggi è peggio perché al mio tempo comunque c'era riferimento a grandi autori viventi come Popper, Kuhn e Lakatos, che hanno fatto un discorso parziale di filosofia della scienza, ma comunque molto importante, comunque Feyerabend soprattutto, aperto al discorso sociologico, al discorso storico. Oggi i loro epigoni invece sono in preda alla filosofia analitica, che è il peggiore specialismo del peggior specialismo, cioè la riduzione della filosofia, che dovrebbe essere l'arte di connessione dei saperi, a un sapere soltanto disciplinare. Poi più generale, questo conta col nostro percorso, mi sono trovato di fronte allo scettismo, no? Quindi la scienza come luogo che pone le domande, interpretate invece come luogo che dà risposte molto affrettate. La scienza come luogo che dialoga con tutte le culture e i linguaggi umani, come luogo che invece si stacca dalle culture e dai linguaggi umani e si permette anche di giudicarli, no? E quindi qui è venuto poi, diciamo, il mio tema inespresso diventa poi un tema espresso, no? Perché poi in tutta la mia carriera intellettuale ovviamente ho dato una certa visione, una certa interpretazione
della scienza e della filosofia, che paradossalmente ha trovato molto più d'accordo il pubblico in generale che gli scienziati filosofi, o meglio, sempre il solito discorso, che gli scienziati di grande qualità hanno dentro queste cose, quindi dialogano con tipo Stuart Kaufman, eccetera, eccetera. Gli scienziati di mediocre qualità no. Ma la cosa peggiore è lo stato della filosofia, perché lo stato della filosofia è diventato addirittura uno stato, ha preso i difetti della scienza e li ha peggiorati, no? E questa è una condizione veramente disastrosa del sapere filosofico, che o viene affrontata da persone che comunque hanno una preparazione di storia della filosofia, quindi di storia delle idee, e quindi i grandi storici della filosofia delle idee sanno che non ci sono confini disciplinari, e studiando le varie età, compreso il Novecento, si rendono conto che tutto ciò che è pensato è integrato, e quindi questa è un recupero del senso della filosofia. Oppure non puoi che fare filosofia della scienza nel senso in cui lo faccio io, cioè nel senso in cui invece di dover dare delle norme alla scienza, ma si comprende che come le interrogazioni della scienza contemporanea toccano in parte inavvertitamente, in parte non invece consapevolmente, le grandi domande filosofiche che si è sempre posto l'uomo. A questo punto poi ho scoperto Morin, Piaget, eccetera, eccetera, e dopo è diventato un discorso professionale. E quindi qua ci agganciamo alla seconda domanda, nel senso, se ho capito quello che hai detto, nel senso tu avevi quella curiosità, quella meraviglia che hanno molte volte i bambini legato a... E anche gli artisti, gli scienziati. Che riescono a conservare quello sguardo. Poi, entrando nel mondo della scuola, dell'università e della conoscenza, ti sei dovuto confrontare con una visione riduzionistica che divide a scompartimenti stagni le varie discipline, e da lì quel tuo bisogno di interdipendenza, visione complessiva, ti ha portato poi a un certo punto a incontrare... Sì, però devo dire una cosa, che lo scontro... noi parliamo, quando parliamo di queste cose, no, ci sembra che lo scontro sia astratto, invece è uno scontro molto concreto di tipo fisico, perché secondo me i vari riduzionismi, i vari porre le barriere, tutti questi discorsi vanno contro le modalità di funzionamento neuronale del cervello, cioè quello che chiami curiosità. È giusto chiamare la curiosità, anche Morin ha sempre parlato, facendo la sua biografia intellettuale, di questo, però è qualcosa che è congenito alla modalità di funzionamento del nostro cervello, perché nel nostro cervello si creano continuamente connessioni neuronali tra anche ambiti neuronali differenti. Non a caso noi abbiamo miliardi di connessioni e a grandi linee, proprio a grandi linee, però sappiamo che la salute cerebrale sta nell'aumentare le connessioni, non nel diminuirle, no? Tra l'altro abbiamo scoperto oggi che, insomma, magari i neuroni muoiono, però le connessioni continuano a crearsi, e in qualche modo anche in età adulta si possono creare nuovi neuroni, certo. Insomma, ne sappiamo ancora poco. Allora, qual è il grosso problema? Che quando hai delle imposizioni, chiamiamole riduzioniste nel senso che dici te, ci sono dei problemi neurocerebrali. Poi magari molte persone non hanno questo tipo di sensibilità e le subiscono. Ovviamente io non... Cioè, voglio dire, quando si parla di piacevolezza della vita, che è un valore, no? La piacevolezza della vita deve essere anche a livello intellettuale. Quindi senza piacevolezza fisica non c'è esperienza intellettuale interessante. Sì, quello che in certi ambiti viene chiamato l'eros. Sì, no? dell'energia, dalla passione. Quindi questo è un tema fondamentale prima ancora di ogni contenuto. Cioè bisogna star bene lavorando intellettualmente. Invece
Purtroppo molti meccanismi di lavoro intellettuale sono di tipo, non direi ascetico, perché l'ascetismo è una cosa importante, eccetera, eccetera, ma Disincarnato. disincarnato, un ascetismo malinteso, no? Cioè che il fatto che il tuo corpo stia bene o il tuo cervello stia bene non viene preso in considerazione, anzi quasi lo mortifichi, ecco. Allora, fortunatamente, io credo che quando la fisicità e l'energia entrano in gioco, puoi anche combattere meglio le tue battaglie. Ecco, quando inizi a capire che non è una questione solo astratta, ma è una questione embodied, allora lo sai prima di conoscerlo Certo. riflessivamente, sai che il tuo funzionamento ha bisogno di qualcosa, indipendentemente poi dall'approfondimento dei contenuti e delle conoscenze che poi viene da Di una sé, specie di bussola quindi interna. anche il filo rosso è anche un filo rosso energetico, no? Cioè di Chiaro. conservare e di valorizzare le proprie energie, no? Ma Devo quindi dire che essere embodied aiuta, insomma, così. assolutamente, assolutamente. Ma quindi per avvicinarci invece a una visione, a un pensiero più sistemico, potresti in sintesi raccontarci la nascita, le caratteristiche del pensiero complesso, non solo nell'ambito scientifico epistemologico, ma culturale più in generale? Beh, questa è una domanda che Del 100 presupporrebbe, no, pistole. presupporrebbe un seminario, anche perché qui non possiamo fare la storia Per della. chi non lo conosce, un po' Sì, dei ma non. principi Ecco, però. base. No, i principi base lo diciamo dopo, perché. No, allora la nascita, io lo dico sempre, ma voglio dire, meriterebbe approfondimento, poi lo faremo in altra Certo. sede. Allora, la nascita comunque è una nascita sul piano scientifico, ma nel senso che molti scienziati di punta alla metà del XX secolo hanno capito che le loro discipline, pur essendo molto diverse, molto lontane l'una dall'altra, non solo come disciplina, ma anche come linea di ricerca, però avevano parecchi tratti in comune, no? Allora sono nate. Anche in seguito allo sforzo bellico americano, le cosiddette scienze trasversali, cioè le scienze dei sistemi e la cibernetica, che per la prima volta proponevano un'aggregazione fra le scienze non di tipo disciplinare, ma di tipo trasversale, cioè per esempio le scienze che sono basate sull'amplificazione dei feedback, no? Quindi la retroazione, eccetera, eccetera, o l'interrelazione di elementi in un sistema hanno dato origine a tutto l'ambito delle scienze sistemiche, eccetera, eccetera. Detto questo, molte scienze hanno scoperto di essere legate a loro volta su concetti ancora più ampi, come ad esempio il venir meno del determinismo e quindi la critica dei concetti, diciamoli per dirlo in senso più generale, di previsione e di controllo. Chiaramente è stato lì uno dei punti in cui lo slittamento dallo scientifico epistemologico al culturale è stato immediato, perché l'atteggiamento nei confronti del futuro, orientato dalla previsione e dal controllo, c'è senza dubbio un legame con le scienze della modernità. Però alla fine è stato un atteggiamento dell'età moderna che a un certo punto si è anche staccato dalle scienze, perché quando le scienze hanno iniziato a dire che invece il nostro rapporto con la previsione e col controllo deve cambiare, non dico che non possono più essere in certi ambiti dei concetti operativi, ma non hanno un fondamento sulla scienza hard, invece diciamo. Quelle che si chiamano le epistemologie implicite nell'azione pratica, no, nel XX secolo hanno continuato e forse si sono anche incattivite su questi ideali della previsione e del controllo. A questo punto, no, poi l'ambito di quelli che io chiamo i progettisti dei sistemi umani, che vanno dai medici, terapeutici, i manager, gli imprenditori, i politici,
gli educatori in senso ampio, di fronte alla diffusione, diciamo, del dibattito sulla complessità, si sono spaccati in due. Cioè quelli che hanno scoperto che c'era un dibattito scientifico anche apparentemente tecnico, che però andava incontro alle proprie domande, alle proprie aspirazioni, e allora il dibattito è decollato, continua tutt'oggi, sarà minoritario ma è molto influente, no? E quelli che si sono irrigiditi e che continuano a fare gli stessi errori, no? Che a questo punto non hanno più motivazioni scientifiche, no? Poi c'è anche un altro atteggiamento di fondo, cioè che istintivamente il discorso sulla complessità, siccome comprende, no, che tutti i nostri oggetti di conoscenza derivano da la delimitazione degli oggetti da nostre scelte, quindi da lì che il nunc e anche dai nostri obiettivi, è chiaro che non possono astrarsi dalla nostra parzialità nel mondo. E quindi ogni discorso sul mondo nel suo complesso è sempre incompleto, e quindi in questa narrazione noi teniamo sempre conto, io dico sempre che è una conoscenza centrata sul futuro, perché noi teniamo sempre conto della parzialità del nostro punto di vista e quindi della rivedibilità e della sorpresa come elemento chiave, e quindi il non sapere di non sapere, o comunque il sapere di non sapere, sono elementi motori, quindi anche in questo senso energetici. Un altro atteggiamento invece, che è legato più o meno alle idee di previsione e controllo, punta alla completezza e quindi insiste molto sul fatto che siamo alla fine della storia, quindi in un certo senso, come dire, è nostalgico del passato e non vede il futuro. Invece credo che nelle scienze della complessità come atteggiamento cognitivo c'è sempre l'idea che la pagina più importante deve essere ancora scritta, e quindi per questo diventa per forza di cose un pensiero dell'innovazione. E questo ci collega alla domanda successiva, nel senso che il pensiero complesso non è solo un punto di vista epistemologico e un bagaglio di teorie, ma è letteralmente un modo d'essere, come per esempio l'attitudine, chiamiamola così, dialogica. Che opinione ti sei fatto rispetto alla difficoltà di assimilare questo punto di vista complesso anche proprio per la sua componente controintuitiva? Allora, la domanda deve essere spezzata in più parti. Cioè, la prima parte è che io amo dire, vabbè, poi con Varela, no, il pensiero orientale, si parla sempre della complessità come via di mezzo, no? Ma via di mezzo non vuol dire aurea mediocritas, cioè navigare in mezzo, vuol dire invece essere in mezzo a punti di vista discordanti che però messi insieme danno una visione in profondità. Faccio un esempio, cioè una metafora e poi un esempio concreto. La metafora è lo strabismo, no? Cioè te devi riuscire a vedere il tuo oggetto sia dal punto di vista generale, quindi da lontano, sia dal punto di vista specifico da vicino. Questo è interessante, che una riflessione sui due emisferi cerebrali, che è un tema già molto diffuso nelle neuroscienze, però oggi quando parliamo non tanto di due emisferi cerebrali statici, ma di due funzioni del cervello e del linguaggio, no? Si è scoperto che noi, la nostra conoscenza è fatta integrando approcci che poi hanno una sede in un emisfero di tipo individualizzante, cioè che ogni esperienza è nuova, e chiaramente quando funziona solo quella parte del cervello è un guaio perché non riesce a fare le connessioni, e quella astraente che invece genera le categorie, che ovviamente anche questa è disastrosa da sola perché non riesce a appassionarsi all'evento singolo, no? Allora, se pensiamo bene, no? Il nostro sapere è basato sull'integrazione di questi due approcci, quindi è basato su un paradosso, quasi due sistemi cognitivi differenti che però si integrano bene. Perché quando noi diciamo tavolo, abbiamo sempre in mente
sia quel tavolo singolo nelle sue particolarità che la categoria del tavoli, quindi le relazioni di quel tavolo con altri tavoli. Lì hanno sbagliato i filosofi perché hanno sempre pensato, e qui si capisce qual è il punto di vista della complessità, i filosofi hanno sempre pensato che è primario il singolo tavolo, quindi i nominalisti, o l'idea platonica del tavolo. Invece non è primario nulla, perché noi non funzioniamo così, noi dobbiamo integrare le due cose. Allora, nel sapere quello che avviene, e qui è un problema di apprendimento della complessità, ripeto, te devi vedere le cose da lontano nella loro somiglianza e da vicino nella loro individualità, no? Faccio questo l'ho spiegato anche alle mie lezioni, no? Io faccio un esempio, nel mio corso di scienza della globalizzazione, io parto da 7 milioni di anni fa e arrivo alle questioni d'oggi della Siria, dell'ISIS, eccetera, eccetera. Quindi faccio la storia del mondo a un livello di astrazione notevole, giustamente, perché guardi i grandi imperi, le grandi migrazioni. Poi però narrandola mi soffermo su fatti singoli e sulla carnalità di questi fatti singoli. E questo non solo perché ovviamente per fare in 60 ore così devi fare in un certo modo, ma anche per insegnare metodologicamente agli studenti come fare. Perché io vedo i loro difetti degli studenti, sono gli stessi difetti dei professori, non so come dire, perché molti studenti, per esempio, arrivano e dicono: ah, la scoperta dell'America del 1492 è l'incontro con l'altro, con la A maiuscola, e parlano con tutte categorie, l'altro con la A maiuscola, il bene con la B maiuscola, il male con la M maiuscola, la conoscenza con la C maiuscola. Poi dico, sì, vabbè, ma qual è questo altro dei continenti americani? Non lo sanno nemmeno collocare geograficamente, perché non gli importa che Colombo sia arrivato ai Caraibi, in quell'isola lì. Cioè la loro narrazione è: l'Europa è andata in America, tutte maiuscole, eccetera, eccetera. E questo però non è che sia lo studente in quanto tale, sia, e ovviamente in questo senso si integra in una narrazione astratta che fa parte della nostra conoscenza. L'altro aspetto, vabbè, è chiaro, c'è chi invece non pecca di totale concretezza, quindi non sa collegare un evento con l'altro, si fissa su certi particolari, e anche questo purtroppo avviene nel sapere. Allora, in un certo senso, questo che dico strabismo, perché è una metafora interessante, è un recupero delle nostre radici profonde neurologiche della conoscenza. Allora, tutto ciò non è affatto controintuitivo, nel senso che mettere insieme i contrari non è controintuitivo, è che bisogna farlo bene, e questo è il problema. Allora, qual è l'enorme problema dei nostri giorni, che si vede a tanti livelli? Noi parliamo di conoscenza, ma se parliamo dei problemi identitari o dei problemi di disadattamento sociale, arriviamo su chiavi più drammatiche. Che perché certi processi avvengano, ripeto, adesso di conoscenza o di apprendimento universitario, ma potremmo parlare del diventare un buon cittadino. Intanto non c'è la ricetta, e questo vuol dire bisogna decidere caso per caso, cioè in quello che sto dicendo io, che ripeto sembra più tranquillo se parlassimo in altre, bisogna decidere quando essere un po' più astratti, un po' più concreti, quando vedi il mondo dal punto di vista del mondo, quando lo vedi dal punto di vista dell'Europa, quando lo vedi dal punto di vista dell'Italia, devi, dicevo lo strabismo, ma... lo strabismo ha due occhi. Noi abbiamo una gamma notevole di sguardi, col cursore noi possiamo guardare la Terra come un piccolo pianeta sperso nella galassia, oppure parliamo del quartiere di Milano. E penso che ogni giornata noi dobbiamo muovere questo cursore. Quindi la conoscenza contestuale impone l'arte del movimento. Bene. Il movimento
è faticoso. Cioè, è un problema di fatica, ma dico di fatica in senso positivo, ovviamente, quindi possiamo tradurla a tanti livelli di investimento e di energia, no? E forse dobbiamo smetterla di chiamarla fatica, anche se a me piace per dire, guardate che bisogna dare agli studenti il messaggio che c'è una fatica, però non è una fatica nel senso di un investimento antienergetico, nel senso della fatica che provoca l'astrazione, è un investimento energetico, io direi, nel senso della generosità, cioè nel senso di porre molte energie in relazione col mondo e seguire attentamente quello che succede. Allora, questa cosa non è controintuitiva, è tra virgolette faticosa nel senso che abbiamo appena detto, ci devi stare con la testa e col corpo. Allora, qui c'è il grosso problema che la ricerca delle scorciatoie è diventata un tema ricorrente. E qui voglio dire una cosa, che in età moderna le scorciatoie sembravano le strade maestre, quindi la scienza ha sempre cercato, in parte anche la filosofia, di dire troviamo il modello del mondo e da lì andiamo avanti in maniera rutinaria. Certo. Oggi che abbiamo scoperto che la scienza e la filosofia non dicono queste cose, almeno nelle loro cose di punto, siamo tutti un po' orfani, perché siamo legati alla responsabilità individuale, cioè alla fine, tra le virgolette, quello che dicono gli approcci più interessanti della scienza e della filosofia, investi tu su te stesso, che è un atteggiamento molto corretto che dicono tutte le tradizioni spirituali. Allora, siccome c'è una nostalgia di una scienza, di una filosofia che davano delle risposte, si rischia il collasso di cercare le scorciatoie. Allora, lasciando stare che, come possiamo intuire, questo tema è assolutamente drammatico rispetto ad altri problemi, cioè quelli religiosi, no? Perché poi ci possiamo tornare, ma se uno dice nel Corano c'è la verità, è la scorciatoia più scorciatoia di tutte. Ma rimaniamo nell'ambito in cui stavamo parlando noi, no? Si inventano letteralmente delle cose, no? Tipo che la nostra è la civiltà dell'accelerazione, no? Dello stress, si dice che lo stress ha un valore positivo. Ora, per quanto mi riguarda, un fattore fondamentale perché i processi di conoscenza funzionino e siano in qualche modo legati al nostro funzionamento neuronale è il tempo. Se noi comprimiamo il tempo, Non lasciamo la possibilità di sorgere delle relazioni tra certi schemi mentali nostri e, peggio ancora, tra gli oggetti del mondo che studiamo. La creatività intrinseca in un approccio è funzione del tempo. D'altronde, qualunque racconto, diciamo, poliziesco, giallo e cose del genere, fa una mimesi molto interessante del processo creativo, perché colui che fa l'indagine, che può avere la personalità più strana, si trova di fronte ad elementi totalmente sconnessi. Se lui non cucina queste cose, quindi se non si lascia al suo corpo il tempo di far scattare qualcosa, no, non arriverà mai sulla pista giusta, ma questa è la creazione scientifica in senso proprio, no? I matematici dicono che arrivano a un teorema per strade molto diverse, molto fisiche, ascoltando, aspettando, eccetera, eccetera. Allora, il grosso problema non è la controintuitività, è la paura di non essere all'altezza dell'investimento energetico che dipende che è necessario per affrontare bene aspetti cognitivi e aspetti che invece pratici. Se ho capito, quelle che tu chiami le scorciatoie, le semplificazioni, davano la speranza di poter avere un'economia del proprio investimento energetico. Sì, chiaro, un controllo sul proprio sé. È probabilmente molto legata anche al rapporto che hai con te stesso, perché se hai un rapporto con te stesso svalutativo,
credi di non avere le energie di quelle. È chiaro che qui sono componenti proprio di tipo psichico e quasi di kit neurale della persona, ma in cui entra in gioco anche, dovrebbe entrare in gioco, cosa che se ne guarda bene del fare, una psicologia integrale della persona. E a questo punto ci arriveremo, ma mi ricollego al pezzettino quello di come orfani di certe semplificazioni dovremmo recuperare una maggiore centralità, diciamo, del lavoro su di sé, che ha a che fare con certe visioni tradizionali sapienziali, e ti chiedo in che termini si può dire che il pensiero complesso, come pensiero sistemico ed ecologico, è stato uno degli ambiti privilegiati di incontro tra scienza e il concetto di interdipendenza presente non solo nel buddismo ma anche in altre tradizioni sapienziali. Cioè, detto in altri termini, si può dire che in qualche modo il pensiero complesso, il pensiero sistemico, è uno degli interlocutori più interessanti nato dal mondo scientifico per tornare a ridialogare nella contemporaneità con determinate tradizioni sapienziali? Sì, beh, sicuramente sì, e non c'è solo il concetto di interdipendenza su cui ci focalizziamo. Per esempio, io penso anche al concetto di impermanenza, come è sviluppato molto bene in certo filone buddista Mahayana, a cui poi si è ispirato anche Varela, nel senso che quando si parla di vuoto, di vuotezza in questa tradizione, e semmai si parla di assenza di identità, non si parla del nulla. Si parla del fatto che in ogni momento anche gli equilibri più solidi derivano da un movimento sottostante e sono precondizioni per movimenti di altro genere. No? Allora, detto in termini scientifici, poi noi non dobbiamo, cioè c'è tutta una, in realtà c'è un sacco di discussioni filosofiche, non solo gli incontri col Dalai Lama, ma per esempio anche la filosofia di Whitehead, che ci dice che anche a livello occidentale il processo è primario rispetto alla cosa, è comunque una discussione molto valida. Però dal punto di vista scientifico noi ci rendiamo conto A, che la stabilità di un sistema fisico non vuol dire congelamento, ma vuol dire equilibrio temporaneo tra tendenze e controtendenze. No? Questo l'ha messo bene in risalto, ma a tutti i livelli. No? Prigogine diceva: un sistema termodinamico è fatto, ha una sua forma, una sua stabilità, ma è fatto di moti molecolari contrastanti, solo che in quel momento i moti molecolari danno una struttura di equilibrio che addirittura può prendere la forma di un orologio chimico, di strutture molto complesse, certo, di colori che vanno e vengono, eccetera, eccetera. Quindi l'ordine a livello macromolecolare è generato dal disordine molecolare, c'è una tendenza. Ma questo vale anche a livello, che so, della genetica, no? Una specie è un'entità relativamente stabile, ma è data da flussi genetici, tendenze e mutazioni completamente discordanti. Quindi, da un lato c'è un principio d'ordine che deriva da una processualità sottostante. Dall'altro, questa processualità sottostante, siccome è sempre in gioco, a un certo punto si creano anche le condizioni per la rottura di certi equilibri e la creazione di nuovi equilibri, che però sono altrettanto parziali e transitori come quelli antecedenti. Allora, qual è la cosa interessante? Che non è che la stabilità non c'è, la cosa è una cosa, ma la stabilità è generata da un numero incredibile di processi microscopici che poi hanno il potere di generare altri processi. In questo senso, no, il vuoto interpretato dalle filosofie orientali, poi ripeto, non possiamo in questo momento trovare una convergenza completa, bisognerebbe fare tutto un discorso a livello filosofico, certo. Però per quanto conosco io,
appunto perché sono arrivato sulle tracce di Varela, eccetera, eccetera, proprio di quella filosofia buddista Mahayana, che poi è diventato anche un elemento del buddismo tibetano, quindi, e poi la filosofia del Dalai Lama, non a caso non si incontra. C'è una convergenza notevolissima deriva anche dal fatto che anche il pensiero occidentale ha avuto in maniera molto minoritaria, però ha mantenuto, diciamo, questo tipo di pensiero che probabilmente alle origini era più diffuso, no? Quindi il fatto che sia dalla scienza stessa, cioè apparentemente dal fronte più delimitato della conoscenza occidentale, che invece riemerge questa capacità, direi, di dialogo, no? E quindi è chiaro che questo discorso tocca, anche se stavamo parlando di impermanenza, arriva a livello di interdipendenza, perché l'interdipendenza fra le idee del mondo esiste, cioè come il mondo è sempre stato uno negli itinerari commerciali, ci sono stati momenti di isolamento, è chiaro, no? Però quello che ha fatto andare avanti il mondo sono stati gli itinerari commerciali e le migrazioni, quindi è ovvio che ci sono stati itinerari e migrazioni di idee. Ora, per quanto tornare all'interdipendenza, no? La scienza è ovvio che scopre sempre di più l'interdipendenza nello spazio e nel tempo, no? Quindi potremmo fare degli esempi, no? Che i buchi neri sono fondamentali per l'economia anche dei singoli pianeti, che c'è un riciclo di materie nello spazio apparentemente vuoto che poi riarricchisce i sistemi solari, cioè quello di cui siamo fatto, la materia proprio di cui siamo fatti, mostra l'interdipendenza dell'universo. Forse la cosa più interessante è che i nostri atomi in gran parte derivano da esplosioni stellari ancestrali, quindi a livello macroscopico questo è chiaro. Quello che è altrettanto chiaro dovrebbe essere però l'interdipendenza delle dimensioni del soggetto, per cui è chiaro che nella vita umana non esistono elementi staccati o accessori, ma come diceva Wartburg, Dio è nei particolari, cioè e magari nei momenti più banali della vita quotidiana che avvengono eventi che poi ristrutturano il sistema. Quindi interdipendenza porta anche ad un valore di qualità e anche al discorso della responsabilità, perché c'è anche un'interdipendenza tra il soggetto singolo e il mondo, nel senso che mai il contributo di una vita è staccato dai processi globali, no? E quindi credo che un legame forte tra l'Occidente e l'Oriente sia anche l'evoluzione di questo concetto di interdipendenza col concetto di qualità e di responsabilità. Ma sulla linea di quello che in parte accennato, quindi anche di una nuova alleanza, usando un termine recuperato da Prigozhin, tra tradizionale e moderno, e anche tra occidentale e orientale, volevo chiederti questa cosa: se secondo te è corretto ipotizzare che ci troviamo in una situazione di, alcuni chiamano, salto antropologico, nel senso come fu per esempio il passaggio dal Medioevo al Rinascimento, che poi diede vita alla modernità, ma che rispetto a tutti questi salti antropologici che sono avvenuti nel passato, la portata di quello che sta avvenendo adesso è molto più radicale e trasformativa, sia come opportunità costruttive e quindi dialogo tra Oriente e Occidente, reintegrazione tra tradizione e contemporaneità, ma anche con rischi di distruttività globale crescente, vedi per esempio la potenza tecnologica. Ma sicuramente l'attuale età ha delle novità inaudite. Hai detto la potenza tecnologica, ma bisogna dirsene altre, no? Cioè, la prima è il fatto che ormai tutto il pianeta è stato conosciuto e abitato. Quindi è chiaro che quando ci sono delle situazioni di conflitto non puoi più cavartela a buon mercato con le avventure imperiali,
con le migrazioni, ecco, le migrazioni, no, una volta molte migrazioni funzionavano perché ti andavi nelle pampa, le vittime c'erano, ma erano purtroppo pochi cacciatori raccoglitori di cui nessuno ti interessava. Oggi le migrazioni avvengono in mondi che sono già pieni, quindi cambiano completamente le cose, quindi c'è questa pienezza del pianeta che impone la necessità di costruire una cittadinanza planetaria, una civiltà planetaria, o se no la disgregazione di tipo tribale, no? L'altra questione è la questione delle energie, che noi continuiamo ad avere un sistema energetico antidemocratico, per cui alla fine quello che paghiamo noi per le energie va nella tasca o degli oligarchi russi che si fanno lusso sfrenato, o degli emiri arabi che fanno altrettanto lusso sfrenato. Quindi, al di là dell'inquinamento, che pure conta, al di là del fatto che un giorno il petrolio e il gas esaureranno, e purtroppo questo giorno non è vicino, perché se no ci si muoverebbe di più. Invece, siccome oggi la il problema è che gli oligarchi e gli emiri sanno benissimo che non siamo vicini alla saturazione, e quindi continuano a prendere dei flussi economici che vanno in tasca loro e aumentano le diseguaglianze mondiali, no? Allora è chiaro che una transizione alle energie rinnovabili, che si impone anche perché un giorno il petrolio e il gas finiranno, e si impone per evitare troppo inquinamento e riscaldamento globale, quindi sono già due necessità. Ma oggi la necessità più impellente è di ridare fiato all'economia e agli investimenti. Chiaro che questo non è solo questo il problema, però guarda, stranamente questo problema viene scantonato, cioè il problema fondamentale è che il mondo sta diventando sempre più disegualitario e poche persone bloccano completamente i flussi economici, o meglio probabilmente chiaro, danno i soldi a chi costruisce il loro panfilo, però insomma. Allora, detto questo, ci sono delle grosse opportunità, però sono sempre opportunità legate al discorso dell'interdipendenza, cioè del fatto, per esempio, che noi dovremmo investire sulla pace nel Mediterraneo, noi Europa, non solo per non essere distrutti da quello che sta avvenendo, ma anche per creare degli investimenti energetici che trovino energia pulita per l'Europa, per l'Africa, per il Medio Oriente. Quindi queste prospettive anche di una civiltà planetaria ci sono, e come. Però qual è il problema? Che nella civiltà planetaria del futuro ogni tradizione deve entrare con le sue radici, non deve eliminarle. E a questo proposito è interessante, c'era un dibattito tra due amici architetti, no? In cui uno dice, ma a me c'è una civiltà globale perché gli edifici a Seul sono gli stessi di quelli a Londra. Ma questo non può anche darsi che sia giusto fare lo stesso edificio a Seul o a Londra, cioè lo stesso tipo di edificio. Ma Seul, se distruggi la Seul tradizionale per dare una Seul che accoppia Londra, o Londra viceversa, no? Siccome io conosco Londra e non Seul, dico che fortunatamente Londra si sta cambiando, ma tenendo degli interessi alle proprie radici, al di là di quello che fanno gli architetti, perché poi gli architetti non sono consapevoli di queste cose. Però il problema è che bisogna avere un linguaggio comune nelle proprie diversità. E questa è la grande difficoltà, cioè perché le diversità culturali devono essere aperte l'una con l'altra. Allora l'altro problema, cioè il problema degli architetti che dicono così, è un problema perché è il riflesso del capitalismo globale, per cui è tutto astratto, tutto. Però non è un caso che l'ISIS rappresenta nello stesso tempo il massimo dell'etnicismo e il massimo dell'astrazione globale, cioè loro vorrebbero fondare una civiltà globale fondamentalmente sul razzismo assoluto, cioè sul fatto che se,
se non sei della nostra tribù devi morire, che quindi è il polo opposto della scarnificazione, che diventa addirittura violenza assoluta. Quindi è chiaro, infatti il discorso dell'ISIS, no? È giustissimo trovare delle radici, non dico nell'Islam, ma nelle culture, anche nell'Islam, come uno deve trovare le radici eventuali del nazismo, dello stalinismo nella storia d'Europa, e le abbiamo trovate, quindi è un'operazione legittima. Però evidentemente non ha nulla a che fare con le pratiche islamiche conservatrici, perché questa invenzione di un tribalismo globale è un'invenzione che certamente c'è nell'Islam saudita, ma che oggi ha una fuga in avanti, perché proiettandosi su scala globale l'unico elemento di società globale che hanno loro è l'omologazione assoluta basata sull'uccisione di chi non sta con questa omologazione. L'architetto non uccide, meno male, però nello stesso tempo è sempre una risposta inadeguata a questo problema di avere le radici nella propria particolarità e aprire le radici alla contaminazione con le altre diversità. E ti faccio proprio una domanda per collegarsi, per esempio, all'ipotesi che questo tribalismo sia una predisposizione della nostra specie sul quale dobbiamo lavorare, e in questa domanda provo a riflettere con te su un'ipotesi di quale genere di cultura e società permette di lavorare sulle nostre distorsioni di specie. E la domanda è questa: è ormai sotto gli occhi di tutti che l'accelerazione della potenza tecnologica non è accompagnata da un'altrettanto accelerata evoluzione della cultura e psicologia collettiva. Questo rischia di renderci esseri viventi con una potenza tecnologica sproporzionata alle nostre capacità di consapevolezza, conoscenza, scelta e saggezza. Non è forse questo un forte richiamo a rimettere al centro della nostra vita individuale e collettiva il lavoro su di sé psicologico e sapienziale, quella che potremmo chiamare quindi una cultura della crescita interiore? Beh, la risposta in parte te l'ho già data, perché quello che sostengo io, allora lasciamo stare, poi ci torniamo sul discorso del tribalismo ancestrale, perché secondo me tante volte non è capito. Parliamo del discorso della modernità. Noi siamo abituati da secoli a vivere la conoscenza come un processo astratto che c'entra poco coi bisogni del nostro corpo, e alla peggio è in conflitto con i bisogni del nostro corpo. Quindi è chiaro che rispondo sì, nel senso che noi dobbiamo reintegrare profondamente la nostra fisicità in tutto quello che facciamo, sia conoscere che anche il lavoro. Cioè, anche il lavoro è un grosso problema, che non, la buona parte del lavoro che noi facciamo va contro le nostre modalità fisiche e neurologiche, no? Cioè, allora, nel senso che la tecnologia oggi è utilizzata come un elemento chiave per mantenere la burocratizzazione dei sistemi. Cioè, noi non stiamo usando la tecnologia per semplificarci la vita e fare delle attitudini più creative. Ma buona parte della tecnologia informatica la stiamo utilizzando a favore della burocrazia. Per cui, come dice Morin, invece di adattare la macchina ai bisogni dell'uomo, ci siamo adattati al linguaggio delle macchine. È chiaro che è un discorso parziale, perché io credo molto nella capacità liberatrice delle tecnologie, non a caso anche noi operiamo con tecnologie non particolarmente avanzate, ma che insomma sono avanzate rispetto a solo a pochi anni fa, e c'è una nuova possibilità di far cultura. Quindi noi non faremmo questo se non credessimo, certo, al potenziale liberatorio delle tecnologie. Però non c'è solo questo tipo, no? Ci sono dei discorsi banali, no? Che le tecnologie devono supportare l'interazione umana,
no? Ma io vedo in certe persone della mentalità burocratica che, siccome sostituiscono il contatto umano, non si risolvono i problemi e si peggiorano, perché si evita il contatto umano e si comunica, diciamo, per via scritta, dove non c'entra tanto la tecnologia, ma c'entra piuttosto la scrittura. Che la scrittura va benissimo per comunicare informazioni o per sedimentare conoscenza, ma quando bisogna agire, in molti casi, figurati, l'hai messo comodissima, ma è meglio fare una riunione in più. Ecco, certo. Andiamo a semplificare le cose, no? Quindi c'è questa ossessione dei sistemi burocratici di controllo, che interpreta l'idea di controllo, viene reincarnata in un uso, a mio parere, distorto delle tecnologie, no? Quindi da questo punto di vista c'è tantissimo da fare, e questo non è un problema tribale, questo è un problema della modernità, in cui anzi dell'ultima modernità, in cui gli apparati burocratici hanno preso il sopravvento sull'individuo e sulle relazioni umane, no? E questo comunque è un grosso problema che noi oggi dobbiamo affrontare. Per quanto riguarda il tribalismo, qual è la questione? Che fino a un certo punto la maggiore violenza era interna alle tribù, mentre con le tribù esterne c'erano rapporti di alleanza. Quindi dipende, cioè non è vero che fondamentalmente l'altro è sempre qualcosa rispetto al quale noi dobbiamo chiuderci, anzi molte volte, e questa cosa è successa in età moderna, perché l'altro diventava un nemico comodo per legittimare il proprio potere, no? Quindi quando noi parliamo del tribalismo, pensiamo a una cosa, cioè è chiaro, io l'ho detto in termini negativi, perché se il tribalismo è che devi essere nemico degli esterni alla tua tribù, allora oggi lo usiamo in questo senso, certo. Va benissimo. Però le tribù originarie erano egualitarie, e quando c'era una violenza locale c'era una capacità di mediazione fondamentale da parte dei saggi, che guarda caso erano anche quelli dotati di un potere spirituale, degli sciamani, no? Quindi è chiaro che noi abbiamo anche più bisogno di rapporti di mediazione diretti, no? Solo che, ecco, e lì va il discorso della crescita spirituale, ognuno di noi deve essere un mediatore, perché ognuno di noi deve essere un mediatore anche entro se stesso. Quindi, allora, è chiaro che la crescita spirituale, che poi, voglio dire, lo spirituale e il culturale oggi si legano, no? Certo. Perché non ci può essere cultura senza un contesto spirituale, se no non è cultura. Allora, intanto la reintegrazione di se stessi nel proprio fisico, cioè di avere la propria fisicità e capire anche le cose che non vanno nel nostro rapporto col mondo esterno. Poi la comprensione di essere noi stessi tanti, capire il disordine che c'è in noi stessi, perché abbiamo tante tendenze e controtendenze, e le persone che vogliono ridurre questo disordine a un ordine poi o finiscono nell'integralismo o scoppiano, no? E poi ovviamente comprendere come le interazioni con gli altri non sono interazioni date, per cui l'altro è esterno, ma possono essere affinate in modo da generare forme di mente collettiva, ovviamente costruttive, perché poi ci possono essere anche le forme di mente collettiva che sono le adunate di Hitler, insomma, o l'ISIS, eccetera, eccetera. Cioè capire che noi siamo molti, e quindi noi siamo un sovrasistema fatto di molti rispetto ai quali possiamo essere mediatori. E poi con gli altri possiamo creare dei sistemi, certo transitori, che io chiamo menti collettive, no? Mm-hmm. Perché il discorso della mente estesa in realtà è un discorso molto importante, appunto, se non lo chiamiamo con la M maiuscola, ma invece ogni volta che noi interagiamo con i nostri simili, creiamo una mente estesa, transitoria, certo. Eccetera, eccetera. Da questo punto di vista la cosa molto interessante è che c'è una branca dell'archeologia nuovissima che si chiama archeologia cognitiva,
che si è basata sul fatto di dire: guardate che non tutti i monumenti del mondo antico sono stati fatti con la logica del faraone che era il capo e prendeva gli schiavi. Per esempio, i monumenti megalitici dell'Europa occidentale sono stati fatti da popolazioni che non conoscevano lo Stato, figuriamoci l'impero, a quanto ne sappiamo noi, non avevano un capo regale. Allora la domanda è: chi e che cosa ha fatto fare questi monumenti megalitici? E sembra che siano stati fatti proprio per la scoperta dell'identità collettiva di un popolo. Non costruiamo Stonehenge, e costruendolo in questa mente collettiva arricchiamo la nostra identità collettiva. Allora questo è importante, perché vuol dire che in ogni progetto costruttivo noi arricchiamo noi stessi e arricchiamo gli altri, quindi lavorare bene in questo senso, creare dei team building, ma ripeto, sono tutte cose che poi noi rischiamo di, quando parliamo di mente collettiva ci spaventiamo perché la pensiamo sempre col maiuscolo, ma invece pensare di luoghi in cui il nostro rapporto con gli altri è più intenso e che quindi il risultato è moltiplicativo invece che additivo è banale, cioè è il team sportivo piuttosto che il team architettonico, no? Certo. Ecco, su questo noi dobbiamo valorizzare le cose, perché è un circolo virtuoso, cioè l'individuo che opera su se stesso rende più costruttive le menti collettive, l'individuo che si trova bene in una condizione di mente collettiva, che non è l'annullamento, perché quelle non sono menti collettive, quelle è collasso, no? Voglio dire, c'è sempre il côté, ma voglio dire, lavorare in una mente collettiva vuol dire mantenere la propria individualità, cioè se in una squadra di calcio non mantieni la tua individualità, la squadra va a pallino, insomma. Certo. Quindi voglio dire, questo circolo virtuoso tra i molti che siamo noi e abbiamo bisogno dell'integrazione del molti, e i molti che sono gli altri che hanno bisogno loro stessi di un'integrazione, è senz'altro un percorso in cui la cultura e la spiritualità si intrecciano in un circolo virtuoso. Aggiungendo un pezzetto sempre a questo tema, mentre ti ascoltavo mi veniva da collegare, prima parlavi per esempio di la necessità di un'osservazione di come si tende a rapportarsi al processo di conoscenza e sulla magari mancanza di sfiducia dell'investimento delle proprie energie, no? E dice, la mancanza di fiducia, dice, la sfiducia. Sì, la sfiducia, scusami. Sì. E quello già era tra le righe un investimento, un invito a una introversione, cioè a spostare lo sguardo da un mondo che sembra dato e ha delle chiavi di lettura implicite, subite più che vissute, certo. No? E anche questi ultimi discorsi che stai facendo, per esempio della tecnica, che è fondamentale, nessuno vuole rinunciare alla potenza tecnologica, ma la devi pensare la tecnica, ma rischiamo appunto che la tecnica da mezzo diventi senso, e quindi si innesca una specie di idolatria della tecnologia, di un nichilismo di fondo, o peggio ancora che la tecnologia venga considerata un elemento neutrale e il focus non è più sull'uso della tecnologia ma sul correre dietro alla tecnologia, come se ogni nuova tecnologia arriva e di per sé è domina la questione delle interazioni. Sì, come se dovesse riempire un senso di una mancanza di bussola interiore. Sì, certo. E allora questa bussola, se continuiamo a cercarla all'esterno, evidente, come stiamo facendo quantomeno in Occidente negli ultimi secoli, ormai i segnali sono forti che non porta molto lontano questo eccesso di estroversione, no? Però quindi, quello che dico è che l'introversione porta a un nuovo rapporto con l'estroversione. Esatto, cioè un equilibrio tra interno ed esterno. Esatto. Quindi una cultura che sappia di nuovo invitarti a lavorare su di te, cioè l'essere umano, l'interpretazione di te e del mondo è un processo in divenire. Certo, perché poi il mondo visto con una molteplicità di sguardi,
Il mondo visto con l'arte del movimento, che dicevo prima, tra uno sguardo e l'altro, è un mondo diverso dal mondo che vedi con lo sguardo statico, cioè fondamentalmente è un mondo scarnificato quello che si rischia di abitare se non educhiamo, se non ci educhiamo alla mobilità degli sguardi. E l'ultima domanda che ti pongo è in qualche modo anche forse propositiva rispetto a il come iniziare il percorso di una cultura della trasformazione, della crescita interiore, ed è questa. Il presupposto per avere una buona risposta a un problema interno, esterno, è la capacità prima di tutto di porsi migliori domande. E il presupposto di ogni buona domanda è la capacità di vedere e mettere in discussione le nostre credenze, i nostri pregiudizi. Quindi, quello che ti chiedo è: quali sono i veri, le distorsioni su cui dovremmo lavorare individualmente e collettivamente per vedere più in profondità chi siamo e quindi orientarci? Beh, anche questa domandina semplice. No, ma è un punto di partenza. Certo. No? Però possiamo dire certe cose, cioè che le con von Foerster, no, lui chiamava domande illegittime quelle che hanno già una risposta, cui si cerca già la risposta. Domande legittime quelle che non hanno risposta, cioè l'attitudine che quando ti poni la domanda hai così bisogno della risposta che te la inventi la risposta e non lasci lo spazio mentale perché le risposte siano generate. Ecco, questo senz'altro è un'attitudine rovinosa. Ecco, per quanto riguarda i pregiudizi, beh, io credo una cosa, che i filosofi tipo Gadamer hanno detto giustamente che etimologicamente il pregiudizio non solo non è negativo, ma è anche inevitabile, in questo senso che certo, noi abbiamo un bisogno di economizzare, certo, già a livello percettivo, cioè la percezione è il pregiudizio fondamentale, perché noi abbiamo infiniti stimoli. Chiaramente un uccello o un insetto genera un altro tipo di realtà, la nostra percezione è abituata a selezionare. Quindi è chiaro che questa attitudine economica vale anche sul piano culturale. Il problema non è avere questa attitudine economicizzante, ma non comprendere che l'abbiamo. Per cui la maggioranza delle persone confonde pregiudizio con verità. E questo è il disastro, perché invece a mio parere il pregiudizio è il modo di entrare nel mondo, perché se no non c'entreremo, perché o ci chiudiamo in noi stessi o collasseremmo, ma entriamo nel mondo per giocare poi e eventualmente per allargare tutti i nostri schemi che noi abbiamo. Quindi è la necessità di voler giocare un gioco che sia davvero infinito, perché è un gioco in cui non ci sono vinti e vincitori. Invece quando te inizi a entrare nel mondo sentendoti vincitore e volendo vincere a tutti i costi, è chiaro che o fai perdere gli altri o fai perdere te stesso o genera tutti e due, quindi elimini possibilità dal mondo. Ma se te invece entri nel mondo con i tuoi pregiudizi, sapendo che sono pregiudizi, eccetera, eccetera, ed entri con uno sguardo che sai che è unico e differente da tutti gli altri sguardi, quindi valorizzandoti, ma la tua valorizzazione è nello stesso tempo senso della tua parzialità. Cioè, e questo bisogna entrare col senso del proprio valore, l'unicità, il senso della parzialità, quindi il voler giocare i giochi degli altri, no? E questa è l'attitudine fondamentale. Dopodiché noi abbiamo sottolineato un sacco di pregiudizi, certo, dei nostri tempi. Per esempio, io continuo a dire che un pregiudizio su cui dobbiamo riflettere molto attentamente è che cioè economizzare sul tempo ci fa ottenere meglio risultati. Secondo me economizzare sul tempo ci rovina personalmente, ci leva lucidità, detto proprio in grandi termini. No, dopo non è detto che in certi momenti, eccetera, eccetera, no? Quindi il pregiudizio che accelerare sia meglio e rallentare sia male è un pregiudizio
tanto per parlare di quelli occidentali, certo, rovinoso, certo. No? Assolutamente. Nel senso che molte volte viene il senso di colpa, che perdiamo tempo, ma voglio dire, i latini, queste cose l'avevano capito, con parlavano l'ozio. Di ozium, il problema è che avevano un'economia schiavista. Adesso noi dobbiamo fare l'ozium senza economia schiavista, anzi essendo noi i fattori di queste cose, però senza scherzare troppo, no? Io sento all'università, per dire, te ne dico una, no? Certo. Che mi dicono, ah, io ho il senso di colpa quando leggo libri che non sono nel mio ambito specifico, perché il richiamo che ho io è di dovere scrivere per quel settore lì per vincere il concorso. Quindi tutto, ogni allargamento culturale non funziona, e ho il senso di colpa quando insegno molto alla didattica, perché la didattica non viene valutata. That's allora nice. Voglio dire, io penso che parlando di aziende, parlando di sistemi politici, io faccio l'esempio sulle mie condizioni, no? Quello che è l'elemento chiave del tuo sapere, cioè la didattica e l'apertura culturale, vengono addirittura vissuti con senso di colpa, perché è il sistema stesso che vuol fare delle scorciatoie. Certo. Allora non è il problema, è individuale ed è collettivo, cioè i sistemi vogliono farsi delle scorciatoie e impongono all'individuo questo pregiudizio della scorciatoia. Chiaramente però lo devi rompere a un certo punto questa cosa, e forse è più facile romperlo a livello di individuo. Ma adesso io faccio solo un esempio, cioè se noi andiamo a vedere tutta una serie di pregiudizi diffusi in Occidente, ne vediamo altri, come che la forza è segno di forza e la debolezza sia segno di debolezza. Molte volte è l'incontrario, cioè quando te hai coscienza dei tuoi limiti, è il punto di forza maggiore, perché allora trovi lo sguardo da cui parti e trovi appunto la bussola interiore, per cui dopo puoi anche parlare di tutto, ma partendo da te, che è una cosa che molte società arcaiche sapevano meglio di noi, anche se non si rendevano conto di quante cose c'erano al mondo, era anche più facile, insomma. Certo. Però voglio dire, adesso noi dobbiamo, come era più facile l'ozium latino, era anche più facile avere una bussola interiore nelle società arcaiche. Oggi è chiaro che noi oggi dobbiamo investire. Questo è un tema interessante, nel senso che noi troviamo tanti pregiudizi non di tipo contenutistico, che non vengono, come il discorso della flessibilità o della rigidità, no? Che la flessibilità è il criterio, non è debolezza, ma è il criterio fondamentale per andare avanti nella storia, perché quando un sistema è troppo ordinato e troppo rigido, è probabile che sia il primo a essere spazzato via. Ecco, in tutte queste cose io ci trovo un forte legame sulla trasformazione sociale e sulla trasformazione individuale. Grazie Gianluca. Grazie, alla prossima, arrivederci.